Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non parlerò della partita perché non c'è niente da dire. Questa partita no, per noi contava praticamente zero perché eravamo già praticamente qualificati in Champions. Conteva molto per il Verona invece, che ha perso e domenica prossima farà lo spareggio contro lo Spezia. Io sinceramente tifo Verona perché io quegli altri li voglio mandare in Serie B tutta la vita e che ci stiano tutta la vita perché non li sopporto. Niente ragazzi. Stasera volevo parlare di un giocatore, di un calciatore che è molto più che un calciatore. È stato molto più che un calciatore per il Milan soprattutto, che è stato fra il primo e secondo, fra la prima e la seconda volta per 6 anni al Milan, mai questo calciatore era stato così tanto in una squadra come nel Milan. Sto parlando ovviamente di Zlatan Ibrahimovic, che oggi all'età di 41 anni e mezzo si ritira dal calcio. Si ritira dal calcio, ha anche fatto una conferenza stampa dicendo che per il momento vuole prendersi l'estate per riflettere su quello che sarà il proprio futuro, che in ogni caso non sarà più da giocatore. Ha lasciato anche intendere che non vuole lasciare del tutto il calcio, quindi credo che rimarrà a fare molto probabilmente il dirigente. Alla domanda se vuole fare l'allenatore, Ibra non mi sembrava molto convinto di farlo. Però secondo me il dirigente sì, ora non so se sarà nel Milan o se sarà in qualche altra squadra, se sarà nel Milan. Io sarò molto contento di usufruire della sua esperienza e del suo carisma, perché ha un carisma innato, Ibra, che secondo me imparerà alla svelta il mestiere e saprà farci arrivare in alto, anche se ripeto, non più sul campo. Alla fine della partita col Verona ha anche fatto un discorso. I tifosi e i giocatori e la moglie erano visibilmente commossi. Io sono molto triste perché ho vissuto praticamente tutta la mia vita calcistica, da quando mi ricordo, con Ibra. È stato uno dei miei idoli e lo ricorderò sempre. Spero che rimanga con noi in futuro anche magari in un ruolo o motivazionale per la squadra o dirigenziale. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se anche voi lo avete amato ed è stato il vostro idolo. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video con chi volete e attivate
la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan!